Ciao amici e Revotech a tutti. Oggi vi facciamo vedere questo smartwatch unisex per uomo e per donna con schermo IPS da 1,69 pollici HD, dotato di cardiofrequenzimetro, rilevazione di ossigeno nel sangue, contapassi, sonno, pressione, eccetera. Impermeabile, con anche le notifiche, ovviamente solo da consultare, ma non si può interagire con esse, messaggi e quant'altro. Resistente all'acqua fino a 5 atmosfere, lunga durata della batteria con una batteria integrata da 300 mAh, 14 modalità sportive, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e ovviamente le watch face e il display a colori quadrato da 1,69 pollici. Il marchio è AEAC, che troviamo su Amazon in questo momento in offerta a tempo a 29,95 anziché a 49,99, quindi un ottimo risparmio per un dispositivo che ha già delle recensioni molto molto apprezzate e positive per quanto riguarda l'utilizzo e l'esperienza d'uso. Subito dopo la sigla lo spacchettiamo e lo configuriamo con la sua app, che è Verifit, compatibile sia con Android che con iOS. Bene, apriamolo subito. Scatola molto spartana, manualino classico di avvio rapido, talloncino di avvio rapido nel quale vi spiega come montare e smontare i cinturini. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, che è tutta di plastica. C'è il suo cavetto magnetico di ricarica, eccolo qua. Abbiamo il solito sistema di fissaggio nella parte dietro del device, ecco qua, che non si sposta più, eccolo qua, vedete, bello fisso. Bene, andiamo ad aprirlo. Il cinturino è di silicone, quindi cinturino da 22 mm, togliamo la pellicolina. Installato bene nella cassa, quindi non balla, mi piace com'è inserito. Nonostante ciò, con questi gancini si può andare a sostituire. Tutto policarbonato anche nella parte dietro, però ben fatto, materiale che sembra di buona qualità. E davanti abbiamo un vetro di protezione con cornici abbastanza ottimizzate, ma ovviamente non possiamo pretendere chissà cosa. Lo andiamo ad accendere tenendo premuto il tasto, l'unico che c'è. Bene, vi dice di abbinarlo alla app Verifit. Vedete come si vede bene la scritta, un display che ha una buona capacità di lettura ed è anche abbastanza fluido, dopo vediamo meglio nei menu. Vi do qualche info aggiuntiva. Abbiamo come misure totali 248 mm di lunghezza, abbiamo 13,3 mm di spessore e la misura del cinturino può variare da minimo 170 mm a massimo 220 in base alla larghezza che utilizzerete nell'indossarlo. Poi abbiamo 22 mm la larghezza del cinturino, 38,17 mm la larghezza del quadrante e in altezza invece è 45 mm. Bisognerà caricarlo appena lo tirate fuori dalla scatola, perché se no non si accende come abbiamo fatto noi. Il modo per accenderlo è quello di collegarlo per la prima volta alla presa USB e al suo cavetto magnetico qua dietro. Lo smartwatch non è dotato di GPS integrato, quindi si appoggerà a quello del vostro smartphone. E adesso lo andiamo ad abbinare alla nostra app Verifit. Vediamo di trovarla, eccola qua, sperando di essere già loggati, invece no. Ok, prendiamo visione di tutto, diamo tutti i permessi. Ricerca del dispositivo ID207, ecco, questo è il nome in codice del nostro device e lo andiamo ad aggiungere aspettando che lui mi dia la conferma a schermo. Non andate ad aggiungerlo direttamente da Bluetooth, altrimenti non si abbinerà. Eccolo qua, fatto. Date la conferma display e vedete che c'è già la prima watch face, che è molto carina. Selezioniamo il nostro paese, lo andiamo a cercare, così facciamo prima. Poi andate a mettere tutte le varie impostazioni del vostro profilo. Data di nascita, vi chiede solo mese e anno, non il giorno. Andiamo a mettere i nostri dati, altezza circa, peso circa. Ok, fatto. Poi mettete le vostre info dell'account e attivate le notifiche direttamente nelle app. Andate a dare il permesso all'app Verifit, ecco qua, cliccate su consenti e il gioco è fatto. Poi dopo dovete andare a impostare tutto per quanto riguarda
le altre notifiche, promemoria chiamata, altezza centimetri, peso chili, temperatura Celsius, distanza chilometri, inizio della settimana lunedì e 24 ore il formato della data. Tutto a posto, andate a bloccare l'app in background, ecco, dice impossibile bloccare le app, dovete sbloccarne qualcun'altra, ecco, vedete che qua cominciano ad arrivare le mail automaticamente sull'orologio e devo dire che si legge molto molto bene. Andiamo a vedere le watch face, qui c'è la mappa per l'allenamento, le impostazioni del dispositivo, le watch face, la sveglia, promemoria chiamata, monitoraggio della salute, andiamo a configurarlo, frequenza cardiaca abilitata, stress abilitato, promemoria per l'acqua, in questo momento non l'abbiamo abilitato, camminata lo possiamo abilitare e poi dopo lui lo monitorerà o possiamo abilitarlo nel momento in cui lo andiamo a utilizzare. Modalità non disturbare, riconoscimento automatico dell'allenamento, in automatico lui vi riconosce l'allenamento tra la corsa e la camminata una volta che l'avete avviato. Questo è molto comodo perché se vi dimenticate di avviarlo manualmente lui ve lo rileva. E qua ci sono tutti gli altri tipi di attività che trovate anche nel menu dell'orologio. Solleva il polso per attivare lo schermo, notifica meteo, posizione l'ha già rilevata, luminosità dello schermo livello 3, quindi è manuale. Vediamo se ci sono aggiornamenti, non ce ne sono per il momento. Andiamo a vedere le watch face, quali sono le più belle. Ce ne sono diverse, vedete? Ce n'è anche una che potete utilizzare personalizzata con la foto di chi volete voi o del soggetto che volete, che preferite. Ce ne sono tante, pensavo meno per un dispositivo di questo tipo, invece la scelta è abbastanza ampia. Non sono super elaborate, però diciamo che la scelta non manca. Andiamo a vedere quelle che sono preinstallate sull'orologio. C'è questa, molto fluida la consultazione del menu, senza impuntamenti particolari, è molto reattivo. Impostazioni, non disturbare, schermata orologio, vedete ci sono queste preinstallate, ci sono queste tre. Mettiamo questa. Il display è molto luminoso e a un primo sguardo sembrerebbe quasi un AMOLED perché ha dei neri decisamente profondi. Andiamo a vedere i toggle rapidi con uno swipe verso l'alto. Abbiamo 5 modalità di luminosità. Io la tengo a 3, movimento del polso, trova telefono, non disturbare. Poi con swipe verso il basso si torna alla home. Qua ci sono le mail che sono arrivate. Vediamo quanto testo è possibile leggere. Diciamo sono le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 righe, vediamo se anche con l'altra mail sono sempre 7 righe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, non si può leggere il messaggio per intero, però diciamo che è una buona anteprima, è possibile consultarla. Poi mettete il vostro cestino se volete eliminare il messaggio, che non verrà eliminato anche dal telefono, chiariamo. Qui abbiamo la frequenza cardiaca, qua ci sono le attività, ellittica, vogatore, nuotata in piscina, nuoto all'aperto, esercizio, ciclismo, yoga, cricket, escursione, passeggiata indoor, passeggiata outdoor, corsa, eccetera. Molto carino il menu anche di monitoraggio, tutto molto semplice e immediato, e c'è anche il controllo della musica durante l'attività. Vediamo la camminata, ecco lui monitora ovviamente, frequenza cardiaca, passi e poi dopo col GPS sul telefono in base al percorso che farete, non è nulla di nuovo. Trova telefono nelle impostazioni rapide, musica, meteo, l'app è stata collegata ma ancora il meteo non viene visualizzato. Adesso lo indossiamo un attimo e vi facciamo vedere come sta al polso. Eccolo qua, bisogna tenere premuto a lungo. Mi piace molto questa watch face, molto lineare e semplice. Il movimento del polso non è fulmineo ma non è neanche troppo lento, perciò potete fare tranquillamente un movimento naturale e lui vi farà vedere l'orario e quant'altro. Il menu è molto semplice, facile da utilizzare per chiunque. È interattiva la watch face perché vedete che potete andare a cliccare sull'icona per l'attività oppure su quest'altra icona per il registro, batteria, battito cardiaco, anche qui interattivo, vediamo quanto misura. È molto comodo da tenere al polso, è leggerissimo, peserà 25-30 grammi, non di più. Ecco qui, anche andando verso sinistra il menu rimane sempre lo stesso, non cambia. Se volete andare negli altri menu secondari dovete cliccare il pulsante e poi nell'ossigeno nel sangue dovete andare nel menu specifico perché non c'è nelle schermate rapide. Andiamo a vedere come misura e se c'è un minimo di affidabilità in tal senso. 100%, quindi va bene. Frequenza cardiaca, stress, abbiamo visto prima. C'è anche il monitor del sonno, il timer, la sveglia, il cronometro, il controllo della musica, il meteo, è abbastanza completo e anche la respirazione.
perciò dal punto di vista delle funzioni base non manca nulla. Vedremo poi anche confrontandolo con altri dispositivi come misura i passi, quindi l'affidabilità nel conteggio delle attività, soprattutto all'aperto, e poi vi diremo come ci siamo trovati. Adesso proviamo a caricare una watch face al volo, questa, per vedere quanto ci mette a installarla. Vediamo. Non trattiene più di tanto le impronte, il display. Vi ricordiamo che è un device che può essere utilizzato anche fino a 5 atmosfere di profondità. La durata della batteria è indicata con utilizzo normale, moderato, fino a una settimana di utilizzo, e in stand by per 30 giorni. Bellina, bellina anche questa watch face. Vediamo se la sostituisce a quelle già esistenti o l'aggiunge, l'ha aggiunta, quindi ci sono degli slot, diciamo, liberi per aggiungere altre watch face. Carina anche questa, molto fine. Le cornici devo dire che sono ottimizzate abbastanza bene per il tipo di prodotto, che ricordo costa in questo momento attorno ai 30 euro, quindi più di così non si può pretendere su un indossabile, secondo me, anche calcolando e soprattutto valutando che il display è di buona qualità. Andiamo a vedere le altre opzioni dell'app per quanto riguarda la possibilità di configurazione delle notifiche. Vedete, adesso le abbiamo messo quelle più importanti, sono, diciamo, preconfigurate: Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, YouTube. A me LinkedIn non interessa. Altre app non possono essere aggiunte per il momento, ma le più importanti di messaggistica comunque le avete a disposizione, così come le mail, gli SMS e il promemoria delle chiamate. È un dispositivo molto immediato. Ci sono anche le medaglie per gli obiettivi raggiunti, potete aggiungere i membri della famiglia per scambiarvi i dati e condividerli in base al raggiungimento degli obiettivi. Tutto in italiano, l'app è fatta bene, intuitiva, facile da capire e da utilizzare. Orologini come questi ne abbiamo visti tanti, ma per il prezzo proposto sicuramente io una prova approfondita la farei, e quindi proverei ad acquistarlo, perché 30 euro anziché 49 in questo momento è sicuramente un prezzo che, per le funzioni che ha e soprattutto per la qualità del display, che è fluido, che è definito e anche molto sensibile al tocco, sicuramente gli darei una possibilità. Per questo smartwatch, per questo unboxing e prime impressioni è tutto. Ci vediamo prestissimo per altri contenuti. Venite a visitarci sul nostro blog ceotech.it e leggere tutte le nostre recensioni scritte. Venite anche a iscrivervi ai gruppi Telegram Malati di Smartphone, di Smartwatch e tutto il loro network, sempre su Telegram, e siete tutti invitati sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo prestissimo, un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.